B. L'argomento che stiamo affrontando è quello degli Arbacossot, vale a dire dei quattro bicchieri di vino che vengono bevuti durante il Seder di Pesach. Abbiamo già visto alcune halakhot, alcune regole in merito la scorsa volta. Oggi proseguiamo vedendo appunto alcuni particolari, a partire dalla Gemara. Eravamo a metà della pagina di 108. Amara Yatsa. No, no, stavamo alla riga sotto. Qui Metive Arbacossot. Ah, Metive, ok. Ecco qui, vedete tutti quanti il segno? Sì. Alla Metive Daret Kossot all'Alu, Arbacossot all'Alu, Tsarik Sheye Baen, Keder Revit, Echad Chai, Echad Mazug, Echad Chadash, Echad Yashan. Rabbi Yehuda Omer, Tsarik Sheye Botam, Umare Yain. Allora, scorsa volta abbiamo visto alcune halakhot, come dicevo, riguardo ai quattro bicchieri di vino. Avevamo. Scusate, potete disattivare i microfoni? Ho un ritorno strano. Ho un ritorno strano. Ok, poi se dovete parlare, riattivate. Allora, dicevo che la scorsa volta avevamo visto nella Gemara alcuni particolari riguardo a queste erbe cossotte, rispetto a questi quattro bicchieri di vino. Rileggo dall'inizio della muda: Mar Vodaha, Mar Shmuel, Erba cossotta, lo zerek sheye ben kedemisi gat kossiafe. Appunto, un primo problema riguardava la misura del vino. Come vedremo, c'è una contraddizione tra due fonti in merito. Secondo una idea serve un revit. Abbiamo visto il revit al-log, è una misura di capacità che corrisponde a 86 cc, e qui invece in quest'altra fonte che avevamo visto la scorsa volta c'era scritto che ciascuno dei quattro bicchieri doveva avere una quantità di vino tale da avere mesicat kossiafe, cioè vale a dire dal mesigab, visto questo verbo limsog vuol dire mischiare il vino, mescere, per cui mescere un kossiafe, un bel bicchiere di vino. Abbiamo spiegato la scorsa volta che il vino anticamente aveva la particolarità di essere estremamente forte, non poteva essere bevuto così com'era, era necessario appunto mischiare questo vino con dell'acqua in una percentuale abbastanza alta di acqua, cioè per ogni misura di vino era necessario avere tre misure di acqua, cioè dire quindi con un miscuglio avevamo un quarto di vino e tre quarti di acqua. Quindi complessivamente nei quattro bicchieri di vino era necessario poi, in base a questa proporzione, avere complessivamente un revit di vino come misura e poi tre reviot di acqua complessivamente. Shetan Hai Yatsa, se lo ha bevuto Hai, letteralmente vivo, vale a dire senza averlo mischiato, Yatsa è uscito d'obbligo. Shetan Bevata Hatz, ha bevuto il vino bevatakat tutto quanto in una volta, yatsa, è uscito d'obbligo. Ishkamen levanabrin nevedò, se ha fatto bere ai suoi figli, ai suoi familiari, yatsa, è uscito d'obbligo. E poi appunto abbiamo visto alcune obiezioni rispetto a questa baraità la scorsa volta. Ora appunto in questa baraità che abbiamo studiato compaiono le caratteristiche principali del vino. Ora appunto viene obiettato questo testo che abbiamo visto poc'anzi, Metive Daret Kossot all'Alu, Tsarik Sheye Baen, Keder Revit. Appunto è necessario che nei quattro bicchieri ci sia Keder Revit, il corrispondente di un Revit, Echad Chai Bechad Masug, sia esso Chai, appunto
vivo, nel senso non mischiato, vechad mazuk, sia se è mischiato, vechad chadash, vechad yashan, sia se è chadash, se si tratta di vino nuovo, vechad yashan, sia se si tratta di vino vecchio. Spiega il Rashbam in merito. Echad chai tzarich revit, cioè se lo beve appunto non avendolo mischiato, c'è bisogno di un revit, devazir me revit. Qui si impara un principio alachico importante, devazir me revit lo chashiva shtia, perché meno di un revit non è da considerarsi shetia. Cioè, mentre per la chilà, quando parliamo del mangiare, normalmente nella Torah abbiamo una misura che è quella del kezait, appunto il corrispondente di un'oliva, quando si parla del bere, la misura qual è quella del revit. Questo è importante per esempio per i casi in cui appunto abbiamo la necessità di una determinata misura o per fare una mitzvah, ad esempio qui riguardo il bicchiere di vino di Pesach, sia ad esempio per recitare una berakah, no? Sappiamo che per recitare la berakah a Haronah serve una misura, cioè mentre per quanto riguarda la berakah Rishonah, per quanto riguarda i cibi e le bevande, non è necessario per una misura, per cui se per esempio una persona mangia anche una minima quantità di pane, per esempio, recita la berakah Rishonah, per cui la mozzi sul pane, per recitare la berakah Haronah, vale a dire Birkat Hamazon nel nostro caso, è necessario avere una misura minima, cioè se una persona mangia un grammo di pane, recita berakah Rishonah, la berakah prima di mangiare, ma per fare Birkat Hamazon serve una misura minima, nel nostro caso è quella del kezait. Quando parliamo di bevande, la misura per recitare la berakah Haronah non è più quella del kezait, non è pertinente parlare di questa misura, bensì del revit, appunto, che è questa misura che stavamo ricordando adesso, una revit allog, che è 86 cc. Cioè, per cui sta dicendo così, che se una persona beve del vino non mischiato, cosa avrebbe potuto pensare? Che quello che conta rispetto al vino, che cos'è alla fine? È la gradazione alcolica, per esempio, no? Cioè, se appunto bevo poco vino ma molto forte, avrei potuto pensare recito comunque la berakah Haronah, o comunque rispetto al nostro caso è sufficiente avere poco vino all'interno del bicchiere per uscire d'obbligo dalle arba kosot. Risponde la appunto qui il nostro testo invece che non è così, cioè bisogna sempre di un revit, perché deve essere revit lo hashiva shtia, perché meno di un revit, quando abbiamo una misura inferiore ad un revit, non è da considerarsi una shetia, una bevuta. Quindi l'aspetto fondamentale affinché si possa parlare di bere e appunto questo bere abbia un valore legale è che ci sia un revit. Bechad mazuk, appunto, continua la nostra fonte dicendo che sia se il vino è chai, sia se il vino è mazug, cosa vuol dire mazug? Shayabo rove revit yain o shoshare vein main, cioè vale a dire che c'era un quarto di revit yain di vino e tre quarti di revit di acqua. Di ave ben hulu revit, e quindi fra tutte quante queste cose, cioè fra tutti quanti, si tratta di un revit. Quindi complessivamente abbiamo il revit di cui abbiamo bisogno. Perché è importante ricordare questa cosa? Perché c'era il rischio concreto che non si parlasse più di vino a un certo punto, no? Cioè, se noi abbiamo una misura eccessiva di acqua all'interno di questo miscuglio, magari non abbiamo più il sapore del vino, e quindi non è da considerarsi vino per mettere in pratica la mitzvah. E appunto qui il Rashbam ci testimonia che con questo vino che c'era anticamente, che era estremamente forte, con questa proporzione si manteneva ancora il nome di vino, cioè quindi con tre quarti di acqua ed un quarto di vino ancora avevamo
avevamo la misura per gli erbacolsot. Quindi complessivamente avevamo un reheat, cioè vale a dire la misura necessaria di vino high su, spalmata su tutti e quattro i bicchieri degli erbacolsot. Continua la barità dicendo sia se è vino nuovo sia se è vino vecchio. Perché parla del vino vecchio? Perché il vino vecchio non ha così tanto il sapore del vino, perché il vino vecchio, questo almeno anticamente, perdeva di sapore con il tempo. Adesso forse non abbiamo abitudine, almeno per quanto riguarda il vino kosher, di bere del vino tanto, tanto invecchiato. Non so se effettivamente al giorno d'oggi, con le capacità di conservazione del vino che abbiamo, questo vino perde di sapore. Qualcuno ha bevuto del vino kosher molto invecchiato? Non vi è capitato ultimamente? Adesso io non so, appunto, purtroppo non so appunto se al giorno d'oggi perde ancora di sapore. Io ritengo che quello che scrive il Rashbam, insomma, che il vino invecchiato perde di sapore, è qualcosa che è collegato alle modalità di conservazione. Cioè, considerate che Rashbam scrive comunque qualche secolo fa, quindi non so al giorno d'oggi se effettivamente ancora questo aspetto è così. Però appunto la Gemara, quando ci ricorda questa cosa, parte da questo presupposto. Oppure Inami continua, Hadash en Botam Yain, perché ricorda il Hadash? Perché il Hadash ancora non ha il sapore di vino, cioè, quindi serve comunque un certo grado di fermentazione, possiamo dire, affinché si possa parlare di vino. Quindi il vino appena fatto non risponderebbe a, cioè avrei potuto pensare in via preliminare che il vino nuovo appena fatto, il novello, non rispondesse a queste caratteristiche. Per riassumere la Gemara, Rabbi Yehuda Omer, Sarich sheye bo tam umare yain. Rabbi Yehuda la taglia molto corta e dice così: Sarich sheye bo tam umare yain, c'è bisogno che il vino abbia tam, appunto il sapore, umarer, l'aspetto del vino. Questa è la cosa importante, no? Cioè, finché il vino possa chiamarsi tale, deve avere queste caratteristiche. Cioè, quindi un certo sapore, e quindi possiamo dire una certa gradazione alcolica, possiamo immaginare, e poi un certo marè, un certo aspetto. Cioè, quindi l'aspetto è un aspetto appunto determinante quando parliamo del vino. Katare miat, appunto abbiamo imparato in precedenza che del revit, cioè che nei quattro bicchieri del Seder deve esserci Kederevit, il corrispondente di un Revit. Viatamart Kosiafè, tu in precedenza invece hai detto che ciascuno dei quattro bicchieri deve avere almeno la misura necessaria a riempire un bel bicchiere di vino. Hamre Omerim si dice in merito, Hidi Veidi Kad Shiurau. In realtà, quando si parla di questa cosa, si sta facendo riferimento alla stessa misura, no? Hal shiurau, si tratta di un unico shiur, di una unica misura. Chiede la Gemara, mai che de mesigat kosiafe, cioè a cosa corrisponde questo che de mesigat kosiafe per mescere un bel bicchiere di vino? De kahamar le hol had de had de abeleu kullu ho revit, cioè finché ci sia per ciascuno le hol had de had, per appunto per ciascuno di essi, De Abeleu sceglie la Ema, finché ci sia per loro, Hulu, per tutti loro, Revit, un Revit divino. Quindi è indispensabile alla fine che ci sia almeno per ciascuno dei commensali almeno un Revit divino, con il distinguo che facevamo prima, cioè se si tratta di vino Masug è necessario appunto che ci sia almeno un Revit
di alcolico sostanzialmente con tre misure di acqua, e che appunto complessivamente però ci sia per ciascuno almeno quella misura di vino. Riguardo a quello che diceva la Biuda, Tzarik Sheye Botam Yain Le Maute Hadash Biyashan, appunto questo viene a escludere Hadash Biyashan, il vino Hadash che è troppo nuovo, Biyashan è quello troppo vecchio, Umare Sheye Adom, cioè l'aspetto a cosa si riferisce, che il vino sia rosso. Ad escludere cosa? Quindi il fatto che possa essere bianco, cioè qui potremmo avere un problema del genere quando parliamo degli erba cossot in base a questa in base a questa affermazione. La Gemara ci dice Amar Rabba disse Rabba mai tama de Rabbi Yuda, qual è il motivo di Rabbi Yuda, cioè perché Rabbi Yuda pone questi aspetti più stringenti quando si parla degli erba cossot, dei quattro bicchieri di vino, quando si parla del vino in generale, in realtà dictiv si basa su un versetto che si trova nel Mishle, nel capitolo 23 del appunto del libro dei proverbi, dove si appunto mette in guardia dall'ubriachezza. Sono appunto alcuni versetti appunto all'interno del capitolo 23 dove si mette in guardia dalle bevande alcoliche. Ve li leggo, sono appunto gli ultimi versi del capitolo 23 di Mishle, dal verso 29 al verso 35 del capitolo 23, dice appunto il libro dei proverbi: a chi i guai, a chi i lai, a chi i contrasti, a chi gli affanni, a chi le ferite senza ragione, a chi il rossore negli occhi. Quindi tutte queste cose, appunto tutti questi guai, questi contrasti, affanni, il rossore negli occhi, riguardano chi si ubriaca, no? A quelli che si attardano presso il vino, a quelli che vanno in cerca del vino drogato. E poi appunto c'è il versetto che cita Rabbi Yuda, e il versetto dice così: Altere yain kitadam, kiten bakkos eno, italech bemesharim. Non fissare lo sguardo sul vino quando rosseggia. Cioè, quindi qui si dà nel libro dei Proverbi come presupposto che il vino sia rosso. Quando lascia nel bicchiere il suo colore e scorre giù leggermente. Cioè, quindi oltre all'aspetto del sapore del vino, c'è anche una forma di seduzione che è collegata alla vista e al colore del vino, al suo essere rosso. Perché? Prosegue dicendo: poiché alla fine morde come serpe e lacera le viscere come basilisco, appunto come un serpente. I tuoi occhi vedranno cose strane, qui si parla delle conseguenze dell'ubriachezza, la tua mente ti presenterà idee stravolte, sarai come chi giace in alto mare, come chi dorme in cima all'albero della nave. Dirai: mi hanno percosso, ma non ho sentito male. Questo appunto è come si sente chi ha bevuto troppo, no? Mi hanno battuto, ma non me ne sono accorto. Quando mi ridesto, vado ancora a cercare vino. Cioè, nonostante appunto l'ubriaco continua a cercare il vino. Quello che ci interessa qui però appunto è che nel versetto si vuole sottolineare il fatto che il vino è rosso per definizione. Quindi Rabbi Yuda sostiene che per uscire d'obbligo è necessario avere del vino rosso. Quindi spiega il Rashbam qui: Miklal de Yain Nami Mare Bae, cioè quindi il vino Yain Nami Gam anche Mare Bae, ha bisogno del mare, di un determinato aspetto esteriore. Betama Nami Bae e Tama, anche Tama, anche un certo sapore, ha bisogno anche di un certo sapore. Che di Masera le ce l'ho le ishtakerbo, quando mette in guardia, appunto si sta facendo riferimento al versetto, ce l'ho le ishtakerbo, per non, di non ubriacarsi con il vino. Tutto chiaro fino adesso?
Ci siete? A me sembra di sì, avevamo spento. Sì. Sì. Ok, vogliamo riprovare con i microfoni, magari va meglio, perché prima appunto avevo un ritorno strano, non so da chi dipendesse, ora non c'è. Vabbè, vediamo, se poi torna ve lo dico. Tanu Rabbanan, appunto, hanno insegnato i nostri maestri. Akol Hayavim Berba Kosotta Lalue, Khadana Shim, Behad Tinokot. Si ritorna ad un argomento che avevamo già affrontato la scorsa volta, che è quello di chi ha l'obbligo degli erba costotti. Scorsa volta avevamo detto, e abbiamo incluso anche le donne, nell'obbligo dell'erba costotti, dei 4 bicchieri di vino, dal momento che affenna Yubboto Anes. Se ricordate, avevamo spiegato che le donne, anche se erano incluse nel miracolo, avevamo visto che c'è una discussione fra Escedo Safozze in senso imminente o in quanto in senso imminente, poiché erano le protagoniste assolute della storia, oppure in quanto anche le donne erano coinvolte nelle misure anti-ebraiche da parte del faraone. Qui però appunto la Gemara ci aggiunge un elemento in più, che è questo. Appunto viene insegnato, tutti quanti sono obbligati in berba kosot all'alu, questi 4 bicchieri di vino, hadanashim, hatinokot, sia gli uomini che le donne, questo già lo sappiamo, cioè il fatto che sia le donne sia gli uomini sono obbligati all'erba kosot, hatinokot, e anche i bambini. Cioè qui vediamo che in questa fonte anche i bambini hanno l'obbligo degli erba kosot. Perché spiega il Rashbam, Shegam Hem Nigahalu. Qui il Rashbam prosegue con la stessa logica che avevamo visto la scorsa volta per le donne. Il Rashbam sosteneva che appunto le donne, Afena Yubodone, se ricordate, avevamo visto, per le donne. Non segue la stessa logica. Per le donne dice che erano le protagoniste il Rashbam, invece per quanto riguarda i bambini applica una logica differente e dice perché anche loro sono stati liberati, cioè, quindi il motivo per cui i bambini anche hanno l'obbligo degli erba kosot, i 4 bicchieri, sarebbe che pure loro hanno usufruito del miracolo e sono stati liberati. Chiede la Gemara, Amar Rabbi Yehuda, Vechimato Elet Yesh Letinokot Bayain. Abbiamo un problema, no? Che vantaggio hanno i bambini rispetto a questo vino, no? Che appunto che utilità hanno i bambini con il vino? Cosa intende dire la Biuda? Che in realtà i bambini non hanno alcun obbligo di mettere in pratica le mitzvot, sono esenti dalle mitzvot perché appunto non sono ancora arrivati al momento in cui sono sottoposti all'opturim mina mitzvot, cioè forse non sono esenti dalle mitzvot, quindi non c'è alcuna utilità. E qui appunto viene introdotto il tema del coinvolgimento dei bambini rispetto ai gesti che compiamo durante il seder. Appunto, comunque ciò che risulta da qui è che non c'è alcuna utilità nel dare ai bambini i 4 bicchieri di vino, no? Bechimato reshetekot bayai nella mechalekin laen, piuttosto cosa bisogna fare? Bisogna dare ai bambini klayot vegosin. Bisogna dare ai bambini che la yot, Kali, l'abbiamo trovato anche la scorsa settimana nella Rasha di Emor, che purtroppo non abbiamo letto al Beta Knesset, nella Torah, nella Rasha di Emor, se vi ricordate, proprio quando si parla del Korban Omer, ci troviamo appunto nei giorni del conteggio dell'Omer, il secondo giorno di Pesach viene presentata l'offerta dell'Omer, e sino a quel momento, se vi ricordate, è vietato mangiare Kadash, cioè è vietato mangiare prodotti dell'anno nuovo. Ricordavamo anche recentemente in un'altra lezione questo divieto della Torah. Come viene espressa questa cosa nella,
nella Torah, Velechem Vechali Vecharmel, Lotokelu Adetzem Yomase, Ad Aviachem, Etzhorban Elohechem, Hukat, Olam Ledrodechem, Behol Moshevodechem. Appunto, siamo nella Parashat Yemor, nel capitolo 23, nuovamente, scusate, prendo una Torah, un attimo solo, no, niente, non ce l'ho qui. Allora, dicevo che la Torah dice che sino a quel momento non bisogna mangiare Kali. Cosa vuol dire Kali? Kali vuol dire del grano abbrustolito. Klayot vegosim, appunto si tratta di grano abbrustolito, vegosim, e delle egos e la noce. Quindi la sera di Pesach si distribuiscono ai bambini klayot vegosim, cioè si danno degli stuzzichini, potremmo dire, differenti rispetto agli altri giorni. Perché? Kedesh lo ishnu, affinché i bambini non si addormentino, beishahalu, e pongano delle domande. Appunto, questo è un tema molto importante all'interno del Seder di Pesach, cioè fare delle cose strane affinché i bambini, insomma, non si annoiano, non si addormentino vista la tarda ora, e pongano